Stasera siamo ospiti a Conte Sentellina, è un piccolo comune montano nella Valle del Belice e costituisce il più antico insediamento albanese in Italia. Nasce intorno all'anno 1450, quando un gruppo di soldati albanesi che avevano prestato servizio per il re di Napoli costituirono l'abitato vicino alle rovine remote di un piccolo casale preesistente, il casale di Comitissa Ovine Comitisse. Infatti, dal XV al XVIII secolo si rifugiano in Italia per sfuggire alla dominazione ottomana e conservare la libertà e la fede cristiana. Conte Sentellina custodisce con grande gelosia la fede cristiana di tradizione orientale, il cosiddetto rito bizantino-greco, e appartiene ecclesiasticamente all'eparchia di Piana degli Albanesi. Forte e radicato nella comunità è il senso religioso unito all'aspetto etnico-linguistico, seppure non sono mancati vicissitudini con chi hanno cercato di sopprimere la fede ortodossa bizantina. A Contessa si parla una lingua antica, l'arbresh, tramandata dagli avi fino ad oggi, ovvero l'albanese nella parlata dell'Albania meridionale. In pochi la sanno leggere e scrivere, ma tuttavia viene usata giornalmente come lingua madre. Ha mantenuto l'aspetto fonetico originario, sebbene negli ultimi tempi ha subito l'influenza dal dialetto siciliano e della lingua italiana. Rischia di scomparire dovuto ai vari flussi migratori del primo Novecento, soprattutto al terremoto del Belice del 1968 che l'ha spopolata. A Conte Sentellina sono ancora vivi tanti canti arbresh, sacri e profani, antichi e recenti, tuttora molto sentiti. Utilizzano come consuetudine il greco antico e la lingua albanese, la cui scoperta, produzione, conservazione e valorizzazione è da attribuire all'impegno di singoli intellettuali, alla chiesa e alla scuola locale. Il territorio ricade nel settore nord-occidentale dei Monti Sicani ed è dominato dal massiccio Monte Genuardo. Fuori dal perimetro cittadino si possono fare escursioni, oltre che sulla Rocca di Entella, di origine Elima, anche al castello di Calatamauro, di fattura bizantina, nonché alla riserva, naturale di Grotta di Entella e Monte Genuardo. Le attività economicamente prevalenti riguardano l'agricoltura e la pastorizia. Infatti, la coltivazione di prodotti agricoli quali il grano, l'olio extravergine di oliva e diverse qualità di uva costituiscono le coltivazioni prevalenti. È sviluppato anche il settore caseario ed è molto rinomata la produzione vinicola per la produzione di un vino di altissima qualità. È un centro artigianale dove inoltre vengono eseguite e incise ancora le antiche icone bizantine. A Conte Sentellina sono molte le chiese aperte al culto. La chiesa Santissima Annunziata, che è dedicata a San Nicola, patrono di Conte Sentellina, è sede della parrocchia di rito greco ed è dotata di iconostasi, cioè parete decorata con icone che potete ammirare sul retro. Quando arrivarono gli albanesi nel casale di Contessa, trovarono una piccola cappellina dedicata all'Annunziata, che fu ricostruita e ampliata, portando la grande devozione al vescovo di Mira in Turchia, San Nicola, cosiddetto San Nicola di Bari. La ricostruzione fu iniziata nel 1520 e per la mancanza di manodopera proveniente dall'Oriente, la chiesa fu costruita con l'impianto e la struttura delle chiese latine, pur celebrando in essa sempre il rito greco. Chiusa al pubblico dopo il terremoto del 1968, è stata restaurata e riaperta al culto. È costituita da tre navate con cappelle laterali. Dalla navata laterale destra si accede alla sottostante antica cappella. Nel 1937 vi vennero costruiti l'altare quadrato secondo la tradizione liturgica bizantina e una prima iconostasi, sostituita poi negli anni 60 da una più grande. È nel 2008 che furono realizzati due mosaici della facciata raffiguranti l'Annunciazione e San Nicola. Da questo excursus su Conte Sentellina vi auguro buon ascolto e vi do appuntamento al prossimo concerto.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.